Ecco, quindi Santo Padre, siamo molto lieti di accogliervi in mezzo a noi questa sera, ecco, avendo un bel conoscenza degli impegni davanti a lei e come ho occupato questa mattina, hai avuto l'udienza generale con tutti, un grande folle lì nella piazza, e avendo ancora forza e tempo per noi è un grande piacere. Ecco, qui radunati qui sono membri dell'Accademia e ospiti del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. Abbiamo discusso il suo encyclical Laudato Si, come può guidarci verso il COP 22 che sarà a Marocco. Quindi abbiamo discusso diversi aspetti dal punto di vista scientifico, dal punto di vista sociale, economico e dal punto di vista, diciamo, catechetico. E siamo proprio verso la fine, abbiamo deciso di avere un piccolo messaggio che poi vogliamo mandare a Marrakesh per promuovere la riunione lì in novembre. E aspettavamo soltanto la sua benedizione per chiudere la nostra sessione. Grazie. Okay. Santo Padre parla in italiano. Prima di tutto vi saluto cordialmente, ma prima di tutto chiedo scusa. Io dovrei essere mandato all'angolo, come i bambini quando fanno cose brutte. Cosa è successo? Io ero in una riunione che è un po' di urgenza e hanno sbagliato di guardare nell'agenda, nella segreteria. E dopo di questa ne ho altre due. E ho detto a questa gente, ma quando ho saputo questo, è un malinteso, ma la colpa è mia. Scusa. E almeno ho voluto venire per salutare, sono voluto venire per salutare e ringraziare quello che voi fate. Questo per me è tanto importante. In un dialogo avuto alcuni mesi fa c'erano alcuni scientifici che parlavano sulla problematica della custodia del creato, di questa responsabilità dopo l'incontro di Parigi, e uno di loro ha detto così: noi dobbiamo fare da tutto per lasciare un mondo, per lasciare ai nostri figli un mondo migliore. E un altro ha risposto: ma quando i nostri figli ci saranno, ci sarà un mondo? E sembra uno scherzo, ma c'è qualcosa di verità. L'altro giorno, quando ho letto che nell'Alaska, nel nord, si è dovuta spostare tutta una piccola città, un villaggio, perché i ghiacciai si sciolgono, ma un giorno dopo l'altro, ma di maniera forte, di modo forte e pericoloso, ho pensato a questo dialogo. Cosa facciamo noi per custodire questo mondo? E questo è una cosa che ci accomuna tutti. Tutti. We have the translation in English in two, in Canal 2. Traduzione in inglese.
E questo ci accomuna tutti, di ogni fede, di ogni pensiero, di qualsiasi sia la fede e il pensiero, perché è un problema umano, è un problema nostro, di uomini e donne, nostro, è il problema della nostra casa comune. E per questo ringrazio questo incontro, ringrazio voi e ringrazio perché con la vostra riflessione date uno, spingete bene a che questo vada avanti e prendere coscienza del pericolo dell'umanità. Un anno e mezzo fa è venuto a vedermi un capo di uno Stato nel Pacifico, lontano, e mi ha detto che stavano comprando terre in un paese vicino perché il suo paese entro 20 anni non ci sarà più. Le acque del Pacifico salgono. E questa è colpa nostra. È colpa nostra. E non è soltanto una cosa fisica, emiferica, anche una cosa umana, perché questo anche fa crescere la povertà, la miseria nel mondo. E per questo mi preoccupa tanto questo tema, mi preoccupa tanto. E ho incominciato chiedendo scusa, poi ho fatto un po' mia quella domanda, e ci sarà un mondo quando ci saranno i nostri figli? E finisco un po' ringraziando la vostra preoccupazione per questo problema umano. È un problema che tocca a tutti e tocca alla povertà e alla miseria di tanta gente. Grazie. Grazie a tutti.